director senior. Sono un operatore di ripresa. Architetto. Ho uno studio mio. Freelance. Tecnico video. Vice della cultura e del teatro. Operatore culturale. Ufficio stampa. Mi occupo di redazione web, di grafica web. Consulente sulla comunicazione. Lavoro nel campo dell'informatica e del teatro. Io mi occupo di teatro. Studentessa degli arti visive. Sono una strategic planner, mi occupo di strategia in comunicazione. Sono dipendente del comune a tempo determinato. Mi occupo di artigianato. Per la prima volta quest'anno ho avuto un contratto di scrittura teatrale, ma attualmente sono disoccupata. Prima ho avuto sempre contratti a progetto. Il mio contratto è quello del lavoratore dello spettacolo e di conseguenza vengo pagato e vengo assunto giornalmente in base al lavoro. Mi piacerebbe costruire un futuro con mio compagno, ma appunto in questo momento... La mettersi nel mercato del lavoro oggi è troppo complessa. Diciamo che sono un consulente terziario avanzato. Sono più gli investimenti che uno fa, nel senso che uno per far partire un progetto deve fare un investimento anche economico, oltre che di tempo. E quindi... I miei mi danno una mano, sì, per forza. Io sono uno dei pochi fortunati che lavora. Quello che io costruisco non ha, insomma, non ha una grande consistenza. Negli ultimi anni è partita IVA, prima a tempo determinato o CocoPro. Essere professionisti al giorno d'oggi credo che sia un handicap, perché sono abituato a lavorare in una determinata maniera, mi piace lavorare bene, mi piace quello che faccio, però purtroppo sia per le televisioni che per le aziende che cercano una figura professionale come la mia, non si guarda più la professionalità, si guarda il quanto pagare. Ritengo che la categoria artigiana, laddove quando le è possibile esprimersi, è comunque una categoria privilegiata se è al corrente dell'intero processo produttivo. Non so cosa sono, non so dove voglio andare, non so il posto, il mio paese dove sta andando. Uno scollamento probabilmente si vive sempre tra quello che vorresti e i compromessi che devi accettare. Mi sembra che ultimamente i compromessi di accettare siano troppo. Lo faccio attraverso un'agenzia di comunicazione per la quale sono assunta con un contratto a progetto, quindi sono una precaria fondamentalmente, provengo da 4 stage gratuiti. Sono al rinnovamento del terzo contratto a progetto. Sono iscritto a una cooperativa che uso per fatturare, una partita IVA no. Sono in stage perché dopo 10 anni di lavoro con contratto a tempo indeterminato ho deciso di voler lavorare nella cultura perché era la mia grande passione, quindi ho fatto un master in eventi culturali per avere... Prima, se giovani era un processo per entrare a far parte della vita adulta, oggi è una condizione dalla quale si fa fatica ad uscire fondamentalmente. Scopro con tristezza, se vogliamo, che è difficilissimo avere un contratto nel mondo della cultura. Quindi per ora diciamo che sono una lavoratrice volontaria. Difficile fare i conti con la quotidianità e la vita. Mi immagino questo spazio come un luogo aperto Partiamo sempre. Da quello che stiamo facendo all'interno di questo luogo, un'operazione straordinaria, molto bella e positiva per la città, un'operazione di progettazione, di coprogettazione con quelle che sono le imprese formali ed informali di cultura a Milano. Quello che deve accadere a Milano per la cultura non si fa solo qui dentro. Per cui secondo me questo spazio funziona solo se la città rinnova una serie di tessuti produttivi e sociali e riesce a mettere insieme questi due discorsi. È la sensazione che uno è qua a riempire nella pre e durante la kermesse. Sono qua anche per capirne la cosa hanno in mente di fare, perché sinceramente non credo tanto che ogni associazione che arriva e ha un suo quadratino di spazio riesca a realizzarsi, non lo so. Veramente oggi buona parte delle persone che conosco che lavorano nel mondo della cultura hanno difficoltà, ed è verissimo. D'altro canto è anche vero che buona parte delle persone che conosco hanno dei desideri spesso oggettivamente irrealizzabili. Con coscienza uno deve costruirsi le cose con delle basi solide, non accampandosi giorno per giorno così sulla vita. Quindi uno lavora, per quanto lavora, perché uno lavora veramente magari meno di 70 o 70 giornate l'anno e gli hanno tolto il sussidio per il resto e paga comunque le tasse che deve pagare.
facendo questo lavoro, non avendo un contratto di riferimento nazionale, quello che è, cioè chi si svende, chi fa lavorare i cosiddetti stagisti, comunque gente che viene a poco o a niente, insomma, e diventa un po' un carnaio. Io ho una professionalità che si può prestare a più situazioni, ma non ne sono per niente tutelata, non ha nessun senso. Ti fai un'idea di vita e di futuro, essendo rinnovato ogni 6 mesi. Siamo tanti, sì, dipende, chiaramente siamo molto meno dei lavoratori garantiti, nel senso i lavoratori di pochi che rimangono, comunque sono tanti, con i posti fissi, eccetera. Allo stesso tempo è la famosa teoria del sacco di patate di Marx, no? Nel senso che sei tanti, ma fino a quando non capisci chi sei e non ti conti, non sai veramente chi sei e quanti sei.